Il calcio lo amano perché durante l'ora di educazione fisica gli insegnanti Sante Barbiere ed Enrico Pesce della scuola media Giovanni XXIII di Acquaviva delle Fonti non le fanno correre, far ginnastica o praticare la più femminile pallavolo, ma insegnano loro il soccer. La passione per questa disciplina, a dir vero un po' più adatta ai maschietti, le ha portate non solo a disputare il campionato nazionale di calcio a 5 femminile scolastico, ma addirittura a vincerlo. Ecco il trofeo e le medaglie consegnate loro dal presidente della Lega Nazionale Dilettanti e del settore scolastico nazionale della FIGC Vito Tisci, nativo anch'egli di Acquaviva. Queste giovani campionesse giurano di riprovarci anche il prossimo anno. Martina, se ti avessero detto che saresti stata campionessa di calcio a 5 qualche anno fa, che cosa avresti risposto? Avrei detto che erano tutti impazziti, che non ci sarei mai arrivata. Ma di solito le ragazzine amano la pallavolo, tu invece ti sei appassionata. Sì, diciamo che è iniziato tutto a scuola col professor Barbieri, che comunque ha insistito vedendo la mia passione, la mia vivacità. Ed è iniziato tutto a scuola, nell'ora di educazione fisica e con le mie compagne di classe. Quest'anno ci abbiamo ritentato e lo stesso mia madre e mio padre ci credevano e anche noi, quindi abbiamo raggiunto questo obiettivo. Ma i vostri compagni di classe non sono invidiosi, maschietti? Beh, loro giocano nell'ora di educazione fisica con noi e diciamo che li teniamo a testa. Guarda là! Brava!